dato. La storia non è così. La signora Cancellieri conosce la famiglia Ligressi da quando aveva 18 anni. Sono stesso paese. Volevo dire un'altra cosa. Hanno dato quella liquidazione al figlio, no? Che gli hanno dato di fare 7 miliardi delle vecchie. Esatto. È una liquidazione che generalmente si dà a un testa di cazzo, perché quello, il figlio della Cancellieri non può essere che una testa di minchia, perché sennò lì a far la parte del burattino non ci andava. No, ma ha fatto degli sfacelli, ha creato dei casini in mani. Ma infatti, ma ti immagini? Ma perché allora? Perché è una tangente, pure semplice tangente. Per non farla comparire come tangente, la dai la liquidazione al figlio della ministra, è così semplice. Ma in televisione non c'è stato uno tra tutti i coglioni che sono stati chiamati. No, io l'altro giorno una vecchietta dice: quando io ero professoressa non ho mai raccolto le raccomandazioni. Ma che cacchio se ne frega, vecchia matracca, che cacchio se ne frega a me, che poveraccia, era una bella nonnina, dai. Comunque un momento, il Movimento 5 Stelle l'ha messa sotto, ma meno male, viva Dio che qualcuno si faccia qualcosa, è l'unica speranza che ci abbiamo, giusto? Sì, oh sì sì. Ma il fatto l'ha pubblicato, però il fatto quotidiano. Io avrei molti dubbi che sia una speranza. Però è l'unica. Quello che voglio dire è quello, il retroscena che ha pubblicato il fatto, soprattutto con la firma di Coso. Il nome del vice direttore. Non cambia il discorso, perché nessuno di quelli che sono apparsi in televisione ha detto le cose come stanno. Esatto. È una tangente che è stata pagata nella maniera più semplice possibile, facendolo passare per liquidazione del figlio, punto e basta. È un pizzo, nessuno l'ha detto, perché non lo devono dire. Allora, abbiamo detto molte cose, penso di averle detto. Se ne è andato il figlio, allora prendendo 7 miliardi. Il figlio si è beccato 7 miliardi di vecchie lire. Li hanno dati alla mamma per tangente, pura tangente. Pizza. Altre due cosette così. Questo è un libro di cui consiglio la lettura, è veramente bello. Mondo Farmaco. Mondo Farmaco. Qui ci sono dei dati sperimentali incredibili. Dei dati sperimentali incredibili riportati. È un testo un po' vecchiotto. Come ad esempio quello che in alcuni stati degli Stati Uniti, per aver obbligato prima di certi interventi a chiedere l'opinione di un secondo medico, c'è stata la riduzione a un terzo degli interventi che sono stati fatti. Sentiamo un po' un'altra campagna. Sì. È un terzo, non è stato fatto. Ma è successo poi però che in quegli stati sono andati piuttosto male, perché quei governanti lì non piacevano a chi doveva. Certo. In ogni caso qui ci sono scritte queste cose. Io ho preso un appuntino qui che è abbastanza. Sei una miniera, Giorgio, sì, enciclopedia. Nel 1975 il cancerologo americano dottor Alvin Jones, in occasione del congresso di cancerologia che si teneva all'Università Berkeley, California, esibì una documentazione bomba, frutto di una ricerca statistica durata ben 23 anni. La sua ricerca aveva senza ombra di dubbio provato che gli ammalati di cancro che avevano rifiutato di sottoporsi alle terapie ufficiali, chemioterapia e radiazioni, erano sopravvissuti in media per 12 anni e mezzo. Esatto. Mentre quelli che erano stati curati con i farmaci messi a disposizione dalla scienza medica erano morti in media in solo 3 anni. Esatto. Questi sono i dati statistici. Questi sono i dati statistici veri. Certo. Vedi un po' se li fanno girare, se arriva l'ex ministro, il medico che il mondo ci invidia. Vegetariano. Ma non lo sapete quella storia? Allora, a un certo punto, qualche anno fa, lui fu intervistato e gli dissero: ma lei era vegetariano? Sì, dice, sono vegetariano, ma perché amo gli animali. Ecco, esatto.
lui non voleva dire, non poteva dirlo, perché è pagato dall'industria delle carni, dai grandi produttori di carni dell'Italia settentrionale, appunto questo. Adesso però, in l'ultima cosa, visto che sta per morire, certe cose le va dicendo, capito? Sì, sì, ecco. Sì. È semplicemente per questo. Ma la malafede è questa qui, io che ne so, io potrei far... Io vi ho dato soltanto questo dato, perché questo dato deve servire per capire non che ci sono dei delinquenti, ma che è tutta l'organizzazione che è delinquenza. È tutta l'organizzazione. È l'industria chimica che è il criminale del mondo. Assolutamente. E non ha nessuna di proprietà di loro signori, Rockefeller, Rothschild e altri di quella specifica razza. Ma non solo la chimica farmaceutica, tutta l'industria chimica. Io sono tutta chimico industriale e posso... L'ho studiata accuratamente, non ha nessuna giustificazione in nessun campo, nessuna giustificazione. Ma tu che giustificazione? Interferiscono prima su qualsiasi possibilità di intervento. È solo, una causa di danno ambientale e umano. Esattamente. L'industria chimica. Esattamente. Lo stesso cemento, di cui noi siamo tutti orgogliosi, è un prodotto che più di 100 anni non dura. Esattamente. Non deve durare. Non deve durare. L'industria chimica è tutta una truffa infernale. No, ma siccome aspetta, il cemento armato non dura oltre 100 anni, il cemento dura mondo, e come? E finanzia tutti i giornali, nessuno la tocca. Esattamente. Questo è quello che io voglio dire. La realtà è questa qui, mi dica. Però si va detto il cemento armato non dura oltre 100 anni, il cemento dura. Può dire, perché è diventato senti, ti porta a vedere se il cemento di 2000 anni. Da tutto l'ambiente ma lui è diventato primario per ragioni di matrimonio, lo sappiamo perfettamente. Non c'è cemento. No, è quello. Non è quello. Il cemento che poi ci sia, che poi ci sia la congiura per cui non fai strada se non sei delinquente. È un altro discorso, ma lui è emerso grazie ai soldi che gli hanno portato altre persone. Allora, vi voglio far vedere un altro libro che è molto importante anche questo. Questo è il libro intitolato Vita, Morte e Miracoli. È uno, gli autori sono Stefano Nespor, Amedeo Santosuosso, Roberto Satolli. Vita, Morte e Miracoli. Qui il discorso è abbastanza complesso, io non vorrei portarlo avanti perché l'ho fatto tante volte e molti amici che sono qui mi hanno sentito. Comunque in questo libro si racconta una cosa importante, questa è la ragione, è stato pubblicato da Feltrinelli, questo Stefano Nespor, Santosuosso che è un magistrato molto noto, Roberto Satolli che è un medico e storico della medicina. Vita, Morte e Miracoli. È un libro di una quindicina di anni fa. E questo in relativo alla cosiddetta donazione di organi. Come è nato tutto il problema? Dice, oh, accidenti, sono riusciti a ricambiare gli organi, eccetera. Come è nato questo interesse? L'interesse è nato da una sentenza. Una sentenza ottenuta, tra l'altro, con grande difficoltà. Vediamo che ora abbiamo fatto, sono le 7, ora possiamo raccontarlo. Allora, un tale che aveva una strana malattia. Questa malattia si presenta a due medici chirurghi molto in gamba e questi lo curano, lo operano, analizzano i suoi tessuti e quant'altro e lui a un certo punto stava bene. Risultava guarito da questa strana malattia. Un giorno, casualmente, molto casualmente, leggendo un giornale, legge che è stato assegnato il premio a questi due che avevano scoperto una nuova malattia. E la malattia, adesso non vi dico il nome, è scritto comunque qui, la malattia portava il suo nome, ecco perché lui l'ha notato sul giornale. Dice, cacchio, questi hanno beccato i soldi, hanno beccato il premio con la roba mia. Ha fatto causa. La causa si è protratta per lungo tempo e è arrivata alla Corte Superiore della California. E lì c'è uscita una sentenza che avrebbe rivoluzionato il mondo. E lì sono, i giudici sono 5, vincono i 3, contro 2. Però la norma americana
dice che i due perdenti possono ufficialmente lamentarsi. Hanno vinto i tre che dicevano che la causa, il proprietario della propria pelle non la poteva vincere perché il corpo umano non è commerciabile. Il corpo umano è commerciabile. È diventata una norma. I due magistrati perdenti poi hanno rilasciato delle dichiarazioni pesantissime perché hanno detto quello che sarebbe successo, che cioè ci sarebbe scatenato, no? L'operazione, no? a chi faceva più interventi di asportazione di organi, no? Di espianto di organi e di trapianto dei medesimi, come effettivamente è avvenuto. Però se non è commerciabile. Non è commerciabile, quindi non puoi chiedere i soldi. Quindi il trapianto d'organo, che è un'operazione semplicissima, si fa a costo zero. E guadagno? Col guadagno massimo, perché gli ospedali che hanno i centri di trapianto beccano non so quanto per ogni trapianto dallo Stato. A costo zero. Questa è la ragione per cui si sono inventati la morte cerebrale, certo, che è un falso. Quello è un falso assoluto. Certo, ma il motivo un altro è che l'organo deve essere irrorato dal sangue, perché se solo le corne le puoi prendere da un corpo. Esattamente, tant'è vero che quando si parla di trapianto il 90% delle persone tutt'oggi pensa ancora alle corne. Certo. Capito? Perché mentre oggi è un espianto da vivo, esatto. a cuore battente. E quindi, da vivo. E quindi si dice un trapianto, due morti. Uno il poveraccio, sì. E l'altro che fa una vita tifosissima. Sì, un po' grama. E muore. Però vive comunque nella speranza. Allora anche qui vorrei fare un'altra obiezione a livello di percezione. Io ho parlato con molte persone che aspettavano un pezzo di cuore. Nessuno di costoro percepiva che per loro, per dare il cuore a loro, avrebbero ammazzato. Ma sì, perché si dice da cadavere, si dice, da cadavere. Questo bastardo del sindaco di Roma è il capo dei trapiantisti. Esattamente. Avete detto un bel sindaco davvero, un gran l'hanno maiale. Cacciato perché si fregava i soldi. In America l'hanno cacciato perché si fregava i soldi. Allora, per... Sì. Senta, scusi, io le vorrei fare una domanda, no? Sì. Siamo tutti d'accordo sul fatto che sono delinquenti. Sì, sì, abituali. Ma chi è che è interessato a che gli uomini muoiano prima del tempo, vivano male? Chi c'è veramente dietro? Il potere. Ha risposto. Sanno che siamo una popolazione tre volte quella che può reggere il pianeta. E il potere ha deciso di restare in pochi. Se in più ci guadagnano sopra, tanto ci guadagnano sopra. Allora, io vi voglio appunto far vedere queste cose, perché la gente veramente non lo percepisce. Quando fu fatta l'obiezione che esiste un articolo della Costituzione, che è l'articolo 32, che dice che nessuno può mettere mano sul mio corpo senza il mio consenso. Esatto. O no? Esatto. Prima di un intervento chirurgico non vi chiedono il consenso. Adesso, informato. Un po' di tempo. Fu fatta l'obiezione dicendo: ma se voi portate via gli organi a un povero ragazzo, perché quelli che loro vogliono sono i giovani che hanno l'incidente stradale con la motocicletta. Esatto. Questi, e l'hanno fatto vedere in tanti film americani anche, che quelli arrivano, i genitori arrivano e questi gli hanno già portato via il figlio. Esatto. Allora dice: devi chiedere il consenso. No? Ci deve essere il consenso informato. Oggi ci pensiamo noi, dice la ministra Rosy Bindi. E che cosa ha fatto la ministra? Ve lo ricordate cosa ha fatto la ministra per chiedere il consenso informato? Ve lo ricordate? I fogliettini che bisognava firmare, Posso fare una domanda? Sì. Nel portafoglio? Ma a valore legale, secondo voi? No. Più truffa di così, di cosa?
da ammassare, da levargli il sangue a questa delinquente. Che valore legale ha questa cosa qui? Poi tutta una cultura per donare gli organi. Poi magari se non ce l'ha, ce lo metto. C'è qualcuno che muore, cioè, i genitori hanno dato il consenso. Sì, oh, che bravi, che bravi. Cioè. E tutti se, hanno firmato. Se, non ce l'ha nel portafoglio, glielo mettono. Sì! Allora, scusate. No, solitamente non si può. Sì. Allora, io durante l'estate c'ho una rivista moderna amica che ha parlato del medico famoso. Gli spiega tutto contro la Rosibindi, contro certo. Veronese, contro Garattini, quell'altro medico tanto importante. Allora lui testimonia che c'è centinaia di guariti. Come mai, mi domando, io non è andato avanti? Lui è morto l'anno dopo, se non sbaglio. Io rispondo subito. Oggi sono in cura 10.000 persone in Italia. Questo me lo voglio chiedere. In Italia ci sono in cura, con la cura di Bella, 10.000 persone, e sono tutti in vita. Però ritorniamo a questo discorso qui, voglio ma come mai non hanno seguito altri medici? Questo mi meraviglia. Gli altri medici, ci sono i medici italiani, sono medico che pure collaborava con loro. No, sono moltissimi i medici di Meliani che ci sono in circolazione. Sì, chiunque può trovarli in tutte le città d'Italia. Allora, torniamo a questo perché è importantissimo. Un emerito testa di cazzo che si chiama, lo volevano fare Santo Presidente subito. Della Repubblica. Santo subito. Chi è? Lo volevano fare Presidente della Repubblica. Chi era? Rosibindi. Non ho capito. Rodotà. Il grande Rodotà. Ma Porello Rodotà, ma che gli ha fatto adesso? Rodotà si vanta di essere un grande giurista. Sì. Allora, in un convegno in cui lui parlava di questi espianti, lui dice perché no, sono giusti gli espianti, tant'è vero che io mi porto indietro e ha tirato fuori questa cosetta. Allora abbiamo cercato il giurista non lo sai che una cosa questa non ha nessun valore giuridico, perché deve essere controfirmato dalla persona e deve essere fatto un documento ufficiale, come loro avevano detto inizialmente che avrebbero dovuto mettere in tutti i pronti soccorsi degli ospedali italiani un terminale dove loro semplicemente pigiando un bottone potevano vedere se quella singola persona aveva dichiarato ufficialmente di mettere a disposizione dei propri ordini. Sarebbe da avere se è costituzionale rinunciare a un diritto costituzionalmente garantito. Questo è impossibile. Allora, questo cretino totale. Ma io dico, se tu metti nella carta d'identità come voleva il sindaco Gianni Artista e anche il ricettore. Esattamente, ci vuole niente. Se tu lo metti nella carta d'identità oppure lo metti in ospedale, io non faccio il trapianto, poi l'ammazzano. Beh, hai dato la calcio in culo in ospedale. Allora, aspetta. Lo fanno normalmente. E se tu gli dici no, io. È vero, io sto parlando di un'altra cosa, però se mi permetti. C'è un ricatto qui. Io. La Lega Nazionale. Io sto parlando di un'altra cosa. Organi, adesso c'ha 100.000 euro di mora perché ha offeso un primario Gorgerino, offeso il diretto sanitario, la prossima causa e adesso c'hanno il pignoramento. Hai capito? Beh, venisse a chiedere a me il pignoramento. Ve lo venisse a chiedere a me il pignoramento. Questi gran farabutti, quando ci fai un dibattito, se gli dici qualcosa così, non di offensivo, Ti denunciano. Lo so, è certo, è il potere. Questi gran fare butti. Sì, ma li denuncio anch'io però. Che io, se quello mi denuncia a me, io lo denuncio per assassinio. Perché questo è un assassino. È un assassino, ma è chiaro. La prevenzione d'ordine è un assassino. Allora, questo qui dice come l'hai avuto? L'ho avuto perché era in un ospedale, in alcuni medici ospedalieri, me l'ha dato, come hai detto giustamente tu, il firma come se fosse stata la firma di quella persona, scrivono sì, dice ma c'era scritto così, dove l'hai preso? Ah non lo so, no, ci fosse uno che gli interrogasse, no, e gli dice ah sì, e c'era scritto, dice, ma dov'era? E dice l'ha infilato nella parte del suo corpo, capito? Ma che cacchio hai di dire tutti? Comunque io questa cosa qui ve l'ho detta, perché se a qualcuno capitasse è molto bello, perché conoscere le vere ragioni dell'origine di questa cosa. E vi ricordo sempre che il tanto strombazzato di quel medico, come si chiamava, quel medico belloccio che ha fatto il primo trapianto. Ah, quello di Sudafrica. Ricordatevi bene che lui ha fatto il primo trapianto, ma l'espiantato era un negro.
ricordatelo, sì. Era un negro. Negro in Sudafrica. In Sudafrica, capito? Certo. Il primo era un ebreo. Il primo era un ebreo. Sì. È stato espiantato su una ragazza di 25 anni, buonissima, che hanno fatto subito, appena l'incidente, immediatamente, e l'hanno trapiantato su un ebreo, no? Certo. Poi praticamente è morto subito. Certo. L'ebreo è morto, l'ebreo o la ragazza? Tutti e due. Il recettore era giustamente di una razza che meritava di sopravvivere, no? Casualmente Yahweh non l'ha veluto. Yahweh è stato cattivo. Il padre ha fatto una brutta fine, ha finito. Allora, adesso ti leggo un'altra cosa, perché è veramente interessante anche questo. Qui abbiamo fatto un'altra intervista volendo, che se uno vuole se la va a vedere tranquillamente sui nostri video, Alba Mediterranea, Accademia della Libertà. Alba Mediterranea. Allora, questo è un numero di una rivista che si chiama Medicina Naturale degli anni 90. Degli anni 90. Una ricercatrice convenzionale, cioè che fa le ricerche sugli animali e tutto il resto, pensando e ripensando, ha tirato fuori una conclusione veramente interessante. Sì, ma non si capisce di che ne parlano. Leggio. Non capiamo niente. Sì. Allora, il tumore è una difesa. Il tumore è una difesa dell'organismo nei confronti dell'aggressione chimica. Allora, io adesso è inutile che vi dilungo su questa cosa. Lei ha fatto una ricerca molto dettagliata e ha dimostrato che questa sua ipotesi è effettivamente molto consistente. Perché? Per due ordini di ragioni. La prima, che ogni volta che tu metti una sostanza chimica a contatto con un corpo, questa elabora il tumore. Punto. Sempre successo. Lo fanno apposta. Se tu vuoi studiare un farmaco antitumorale sul topolino, che cosa gli fai? Gli mette il catrame e questo dopo un po' reagisce creando un cancro. Allora dice, il catrame ha provocato il cancro. No, il catrame ha provocato nell'organismo una reazione di difesa che si chiama cancro. È la cosa completamente diversa. Tant'è vero che lo sappiamo perfettamente. E lei lo dice, che la chemioterapia, e lo dicono tutti, e lo ammette anche Veronesi, la chemioterapia è a sua volta cancerogena. E allora? E allora? Che significa se non che il cancro è provocato proprio dalla sostanza chimica ed è un'autodifesa? Allora tu gli vai a dare, primo, se il cancro è provocato da una difesa nei confronti di una sostanza chimica, prima di tutto dovresti andare a vedere qual è la sostanza chimica con cui la persona è entrata in contatto. Esistono sicuramente delle manifestazioni di tumore determinate da fattori, ad esempio di stress, anche qui questo è stress, quindi l'origine è stress psicosomatica del tumore è dimostrata anche qui, è molto bello nella ricerca che ha fatto questa donna. Ma oltretutto, questo è il punto primo, se c'è un tumore, vuoi andare a cercare per favore se questa persona è entrato in contatto con delle sostanze chimiche, e quale sostanze chimiche? Ormai, invece di fargli la chemioterapia, per cui è vero che li porti via e li uccidi tutta una serie di cellule, ma poi dice, ah, malgrado la chemioterapia gli è tornato il tumore, certo, è il tumore provocato dalla chemioterapia, ma ci vuole, porco Giuda, ci vuole poco a capirlo. No, dico il contrario, ci vuole molto a capirlo, visto che ci vuole poco. Oh, ma no, basta utilizzare un minimo di logica. Comunque, da dati americani recenti, 5-6 anni fa, la prima causa di morte negli Stati Uniti è il medico. Sì, ah, certo! Sì, la prima causa di morte. Sì, sì. Il medico. Sì, sì, il farmaco. Sì, 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 sì